Allora, la mia relazione verterà principalmente sulla prevenzione, perché essendo podologa io mi occupo soprattutto di quello che riguarda e dovrebbe riguardare il pre-lesione. Allora, il piede diabetico è un'importante complicanza del diabete ed ha un notevole impatto sul piano economico e sociale. La frequenza e la gravità di questa complicanza varia da regione a regione e queste differenze sono dovute principalmente alla possibilità di accesso alle cure. Le ulcere del piede sono molto più diffuse di quanto pensiamo e infatti hanno un'incidenza annuale di circa il 2-4% nei paesi sviluppati. E consideriamo che è stata fatta una statistica e la prevalenza del diabete sarà entro il 2035 quasi a 600 milioni, quindi pensate che portata che potrebbe avere questa complicanza. Ma quali sono essenzialmente le cause del piede diabetico? Sono la neuropatia e l'arteriopatia, con tutte le conseguenze delle due problematiche. Molto spesso queste due situazioni coesistono, complicando quindi ulteriormente la situazione, e a queste va a sovrapporsi una condizione tipica del diabetico, che è la ridotta resistenza alle infezioni, oltre a tutte le altre patologie che il paziente potrebbe avere. Le manifestazioni per eccellenza del piede diabetico sono gli eventi ulcerativi. Quindi cosa possiamo fare per evitare che si instauri un evento ulcerativo? Possiamo prevenire. La prevenzione però si divide in due tipologie. Abbiamo una prevenzione primaria che ha lo scopo di prevenire appunto le complicanze del piede, una prevenzione secondaria destinata a quei pazienti già hanno avuto un evento ulcerativo o già amputati e quindi che ha lo scopo di curare le complicanze e quindi effettuare trattamenti postoperatori o riabilitativi, soprattutto con lo scopo di evitare le recidive, perché voi pensate che generalmente il 30-40% dei pazienti che hanno avuto un'ulcera entro il primo anno vanno a riulcerarsi o nello stesso arto o nell'arto controlaterale. Quindi essenzialmente la prevenzione primaria da che cosa è costituita? Da un esame obiettivo e da un'ispezione che è fondamentale perché va a valutare lo stato della cute, degli annessi cutanei, il trofismo delle lamine ungueali, che ci possono rivelare e possono essere anche un campanello d'allarme, per esempio per l'arteriopatia. Per un'arteriopatia in atto. Poi la valutazione dei polsi periferici che andrebbe fatta a tutti i pazienti diabetici anche e soprattutto in assenza di lesioni. E le due arterie fondamentali sono la pedidia che corre tra il primo e il secondo metatarso e l'arteria tibiale posteriore che si trova profonda dietro il malleolo interno. E ovviamente, come ha spiegato prima la dottoressa Liquo, non sempre questi polsi sono palpabili, quindi l'assenza di questi polsi può darci indice del fatto che il paziente necessita di un ulteriore approfondimento. Poi la valutazione del grado di sensibilità. Molti pazienti hanno la neuropatia, riferiscono molto spesso dei sintomi di quali formicoli, bruciore, che si presentano soprattutto nelle ore notturne, ma non sanno che esiste questa patologia che è tipica del diabetico. Per fare lo screening della neuropatia basta un monofilamento, che si chiama appunto monofilamento di Semmes-Weinstein, e si vanno a sondare dei punti e in base alla risposta che dà il paziente appunto si può fare già una diagnosi di presunta neuropatia, e poi si può approfondire con ulteriori esami. Anche nelle nuove linee guida emerge come il maggiore fattore di rischio per l'ulcerazione è proprio la neuropatia. Per quanto riguarda poi il trattamento proprio che mi compete, che nelle linee guida viene sostanzialmente indicato come prevenzione anche primaria, è ad esempio il trattamento delle lamine unguali. Molto spesso queste lamine si presentano distrofiche e il paziente, avendo una neuropatia, non si rende conto che sotto le lamine ci può essere anche un ematoma, ci può essere anche una piccola ulcera. Il trattamento delle ipercheratosi, che sono anche loro stesse sintomo di un problema neuropatico, perché molto spesso il paziente carica male, cammina male, non si rende conto, si formano questi corpi estranei e sotto questo corpo estraneo si può creare anche un'ulcera. Poi abbiamo la prevenzione secondaria. Essenzialmente nella prevenzione secondaria abbiamo la gestione delle ulcere, è molto importante la classificazione secondo uno standard che è quello della Texas University. La scelta del presidio più idoneo, le lesioni vanno scaricate, lo scarico della lesione è fondamentale per giungere alla guarigione della lesione stessa. Poi la scelta delle calzature nei pazienti già guariti, perché appunto questi pazienti sono a rischio recidiva, e il confezionamento di eventuali ortesi in silicone che hanno uno scopo protettivo o riabilitativo, soprattutto nelle alterazioni della funzionalità digitale.
In alto vedete delle lesioni e in basso vedete delle scarpe da medicazioni. Ce ne sono tantissime in commercio, io per ovvi motivi ho dovuto mettere quelle che sono anche più facili da reperire. Invece in quest'altra slide vedete la presa di un'impronta, un plantare multistrato sul calco, un piede che presenta delle evidenti deformità e una scarpa da prevenzione secondaria. Questa che vedete a sinistra è l'immagine di una lesione interdigitale in un paziente diabetico che è stata opportunamente trattata, mostrava già un ematoma, è stato costruito un'ortesi in silicone per evitare che le due dita confliggendo tra di loro potessero peggiorare la situazione. E dalle ultime linee guida che sono state recentemente tradotte è emerso un concetto che secondo me è estremamente importante. Non bisogna più mirare alla riduzione delle amputazioni maggiori o minori, ma alla riduzione degli eventi ulcerativi. E come si può ottenere questo? Tramite una valutazione multidisciplinare, multidimensionale e soprattutto precoce della persona affetta da diabete. Quindi quali sono le pietre miliari della prevenzione indicate sempre dalle linee guida internazionali? L'identificazione del piede a rischio, potenzialmente tutte le persone affette da diabete sono a rischio, l'ispezione periodica dei piedi, l'educazione dei pazienti che è fondamentale perché ad oggi molto spesso questi pazienti non sanno neanche dell'esistenza della complicanza piede diabetico ed eventualmente dei loro familiari e di tutti quei sanitari che sono coinvolti nel percorso di cura, l'utilizzo di calzature adeguate che vengono indicate come una vera e propria terapia e il trattamento delle lesioni preulcerative. Per queste immagini ringrazio la dottoressa Licuò, il professore Corrao, che è il responsabile dell'unità operativa, e alcuni colleghi. Questi sono tutti pazienti diabetici che apparentemente non hanno nulla se non un callo, un'unghia distrofica, un piede secco. Però questa è la fase in cui i pazienti vanno individuati, educati e gestiti. Perché in quella situazione il paziente lo possiamo gestire, in questa situazione molto spesso no. E ci sono dei piedi, ovviamente non vi dico quali, che poi sono andati incontro ad amputazioni anche maggiori. Grazie per l'attenzione. Grazie.